La quantità di punti stile di questo lucertolone è assolutamente infinita. Guardatelo qua. Potrebbe moonwalkare da un attimo all'altro. Spettacolare. Vabbè, eravamo rimasti che dovevamo andare a dormire. Succederà qualcosa, immagino. Forse no. No, solo un riposino normale. E siamo pronti a procedere. Vediamo un po' qui com'è la situazione. No, dobbiamo uscire però dall'accampamento. E adesso c'è tutta una zona nuova. A me la cosa più figa è esplorare le zone nuove, toccare le cosine, gli oggettini, scoprire le cose. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. E poi me li gioco lentamente. Se l'Arian, facciamo un appello all'Arian, se vuole continuare a fare mappe, anche che me ne rilascia una al mese, una ogni 2 mesi, tanto ci mettiamo un po' noi a scoprirle. Però me ne fate una al mese, io me la scopro piano piano. Lasciate alle spalle lato 2, Baldur's Gate è appena oltre l'orizzonte. Siamo all'atto 3 ufficialmente. Wow. Evidenza tutti quelli che ti stanno intorno con accento grave. Io ho la tastiera, raga, l'ho comprata millenni fa. C'è il layout americano, non so neanche dove cazzo sia l'accento grave, onestamente. Boh, sarà la parentesi graffa probabilmente, non lo so. Must find where Gortash and Orin have established themselves and take their netherstones. Ok. La mission è abbastanza easy. Another step forward. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. Ma invece se andiamo, cioè no, non è per cattiveria, però voglio vedere da sto lato che c'è, ci sarà l'uscita sicuramente, però dov'è che sta? Ah, ok, no, non c'è niente, non c'è qua. Okay. Beh, si sa mai, no? Sempre meglio dare un'occhiatella. Che bella questa zona, tutta bella rigogliosa. Guarda che bel villaggio. È proprio un bel gioco. Poco da fare. Stivalacci random. Un rafano. Ma qualche pozioncina, qualcosina ce l'avevano sti signori. Bene, possiamo andare giù. Qua in città ci avremo da parlare con mezzo mondo. Tappa scoperta a Rivington. C'è Yenna che ci viene a parlare con dei capelli terrificanti. Ok, si sono caricati. C'ha un occhio blu e un occhio verde, sta ragazzina, peraltro. Non so cosa voglia dire in Baldur's Gate terms, però non credo niente di particolare, ma guards blow like petards. They don't help us. Oh, diamo le 5 gold, va. Il cibo mi serve di più dei gold. Thank you so much. I don't have anything and you can't do anything without any coin. I'll pay you back when I find my mom. Che ti devo dire? Tutto sommato è solo una bambina, non vale la pena di fare gli stronzi con i disgraziati. Che stavano dicendo questi qua? Ma noi qua possiamo, cioè, raga, fermi tutti, qui possiamo parlare con 200 persone, addirittura con ma di tutti i nomi, ma di tutti i nomi. Allora, chi è che ci aveva parlato con gli animali? Ce l'ha lei. Andiamo a parlare col gatto, I'm just a cat. Papa, please, talk to Yenna. È carino. Why are you so nosy? Yenna is my best friend. She's kind. Help her
not me. Please don't. Povero Micio. Please don't look. Non guardarmi. Povero Ciccio. Chissà perché. Excuse me. I can't find my mom. She was. That was last 10 day though. Vabbè, le diamo le bacche, dai pure, visto che siamo druidi e possiamo evocare le bacche. Oh, wow, thank you. Mom loved food like this. Simple is best, she always said. I'll look for her. Thanks a lot. Tornerà presto, grazie, ma è solo una bambina. Che ne so. Allora, vediamo un po', andiamo a parlare con queste persone. Ah, raga, sta puntata la spendiamo a parlare con la gente random. Pensate che entri in un posto e vai a rompere i coglioni a tutti. Vediamo un po' che investimento vuole fare. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. Insomma. Non lo so, Rick. Arthur Gregorio, Zenobia Dog, Ben Golewick, ok. She's got that dog in her. Zenobia Dog, che cazzo di nome. Sentiamo Arfuro qua. Keep those thugs away from my family. Denuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart. You paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Sentiamo un po' se è veramente la sua proprietà. Mazza, 12, oh, quasi quasi ci andava male, mortacci. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? Ah. Facciamolo sentire un coglione, un poveraccio. I need to get that lot out before they damage something. Dobbiamo andare sotto a vedere che succede. Sotto ci avrà tipo i bambini legati. Quanto è fiero quest'uomo. Cioè questo lucertolone. Who do you think you are? Zenobia? People are lining up to break into my property. Do something about it. Arfuro. You paid us to protect you and your high quality merchandise on the road. Ecco fatto. And we've since arrived at our destination. Zenobia. Anything else is extra. This is the last time I hire someone from the guild. Fine. Here's the extra. Finish the job. Dov'è l'extra? Gliel'ha dato? Please show this meddler some of that famous Rivington hospitality. E vabbè. Oh, me l'ha buttato. Oh lo 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 lo. Novantuno, 113, 80 e 83. Io sparerei a questo. Così gli levo un miliardo di HP. Madre mia, l'ho devastato questo. Mamma mia. Fa bei danni il ragazzo ormai, c'è da dire. Questo si frenetizza.
Mo darà una botta che ti pareva. Mo me lo devi uccidere. Vabbè, se no che gusto c'è. Se no che gusto c'è. Che due palle, oh. Aspetta un po', fammi muovere qua. No, che sfiga. Vabbè, tanto non muore. Vada boom e vada bene. Questo qua gli chiamano. Questo ogni quanto si può usare. Azione bonus. Fatti un attacco mischia una donna. No, niente di particolare. Vai, vai. Bonk. Allora, allora. Cosa le facciamo fare a lei? Gli facciamo tirare su il ragazzo. Sti cacchi, vai, vai. Ci frega niente, tanto non è che lei possa fare chissà che, no. Non è un grosso problema. Vanno i coglioni. '45, '60, '80, vai, vai. Io mi posso spostare qua tranquillo così, sì. Non gli ho fatto grossi danni. Mi sa che è la frenesia che lo rende tipo... Oh no, disimpegno. Vabbè, questo va giù, giustamente. Il fascino comunque, regà, cioè, favoloso che è tanto automatico, ma sempre floppa costantemente, eh. Vabbè, niente, questo è il PG più forte del gioco. A posto così. Uccidi questo, per favore. Che palle. Io continuo a arrestare gente all'infinito. Vai, vai. Tutta questa spreca gli attacchi a random. Perché non gli ho fatto un attacco d'opportunità? Ok, ci vuole una situazione qua. Non ci voleva. Vabbè. Non tirerà. No. Ok. È impazzito. È impazzito. Vabbè. Via questo. E adesso andiamo. Dobbiamo andare a fare questi. Però siamo lontani per farli. Per cui tocca tirargli delle frecce. Tiro su all'infinito, così non puoi giocare. Non voglio sprecare spell perché abbiamo appena sistemato le cose. Non voglio sprecare subito spell perché tanto le cure le possiamo le possiamo tranquillamente sistemare. 60-40 perché quella c'ha lo scudo. Ammazza, che pezzo di merda. Facci su. Aia, brutta storia. Ai. Questo cos'è? Infliggi extra gli attacchi armati, subisci danni psichici. Ah, un buff che ti tiri così che dura 10 turni. No. Madonna che scotch. Palle. Arrivederci. Pure morta in fiamme come la disgraziata che è. Ah, pensavo menasse lui, dico cavolo. Oi oi. E buonanotte, eh. Buonanotte ai sognatori Iriri Ari Oh. Beh, ad aiutare lei, poi facciamo un bel riposino longo.
c'è un riposino breve, scusate. Lei dovrebbe fare il riposollo questo qua, quello croccante. Ne fa due, dai. E dai, stiamo a posto, direi. Bello, bello croc. Non abbiamo consumato risorse da alcun tipo, sostanzialmente, quindi va più che bene. Zenovia purtroppo non ha avuto quel dog in her. Allora, manda all'accampamento. Manda all'accampamento. Manda all'accampamento e l'altro babbo merenda che è esploso qua pure. Io i velini li sto dando tutti ad Astarion, ma non li useremo mai, cioè. Vabbè. Allora, bene, possiamo andare pure a parlare con questa vacca. Vediamo un attimo. Do try the grass, should it take your fancy? Such sweetness should be shared. Che simpaticona questa mucchetta. No, bue invece, però. Aspetta un po'. Let's move. Bene, collega, adesso che ti abbiamo fatto saltare in aria le problematiche. Andiamo, dobbiamo andare sotto, zio, vedere. Ne può fregare di meno. Mazza, puro lo stronzo, fai. Fai poco il simpatico. Guarda, facciamo così, sì. Facciamo che io entro qua. Poi il resto vedi tu, Ciao. Guarda un po'. Allora, vediamo un pochino questa zona, questa porta qui che è chiusa. Ma vabbè, qua ho capito, c'è questo portone che si apre. Vediamo un attimo. Strumenti di disarmo. Ah, eccolo lì il portello. Ok, ok. Campamento, una palla, scudo, scudo, uno zaino appeso al muro. Con dentro assolutamente una minchia, una lira, degli strumenti da disarmo che prendiamo allegramente. Trucchi per il camuffamento, cos'è sta roba? Una custodia, trucchi è tutto quello che serve per scegliere la propria identità e assumerne un'altra. Ma si possono usare questi? Scusate, fatemi salvare, voglio vedere perché è spettacolare. Ah, sì, che spettacolo. Noi vabbè ci abbiamo la cosa del... perché abbiamo preso il gioco in early game. Però è carino il fatto che ci siano i trucchi così che li puoi prendere e utilizzare. Molto simpatico. Allora, scassiniamo questo e andiamo sotto. Madre mia, però. Dai, sì, cioè, voglio dire. Dai, c'hai più 100 milioni al coso. Allora, vediamo prima un attimo tutta la cosa qua, a sto posto. Apriamo qui, poi andiamo sopra. Vediamo un po' tutto. Qui, vabbè, qua si ruba sostanzialmente. Niente di interessante, mi pare. E qua ci sarà la camera da letto. Ah. Vai, 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 vai. Apre, apre, apre tutto. Pensieri privati di Arthur. E che fai, questi qua non li leggi? Una storia d'amore incompiuta scritta a mano da Arthur Gregorio, il cui nome è riportato in fondo a ogni pagina. L'ampio seno di lei svolazzava come ali di colomba, sfiorando le sue unghie. What? Cioè, che cazzo di... Ok. Quante erano lunghe queste? Vabbè. Le estremità dei baffi di lui si misero sull'attenti mentre il fuoco si agitava dietro i suoi occhi. Senza dubbio, questo era amore. Amore. Ah, amore. La materia di cui sono fatti i sogni, gli veniva da sudare a pensarci. La leggiadria, non la leggiadra, duratura e fiorente grandezza di tutto questo,
l'inestimabile gioia senza fiato, senza peso, pura e semplice. Mi sembra che faccia un po' cagare questo verso, però devo dire che questi sono dei completi molto eleganti. A noi non ce ne frega niente, perché sappiate che se non l'avete sgamato, Sherry dei portali, cos'è sta roba? Si è arcolizzato, secco così. Questa entità svantaggia proprio le caratteristiche. Wow. Potete modificarvi il pigiamino. Che, vabbè, una cosa extra simpatica, però niente di... chiave dello scantinato. C'era qua, sta. Vabbè. Una cosina extra, così uno si sistema il pigiamino. Lettera Madama Amira. Vediamo un po', leggi. Madama Amira, grazie per l'invito. Sapete quanto io ami il vostro bel locale, ma non ho ancora superato la mia ultima esperienza con i gemelli Drow. E temo che non abbiano dimenticato la mia piccola disavventura. Quindi, quella è stata probabilmente la mia ultima visita. Spero che capiate. Arthur. C'è stato un problema con i cosi. Mazza, manco un euro qua dentro. Dai, cavolo, però. Molto carina la città, comunque. Tutta da esplorare. Ma poi, mamma mia, è piena di case. Guarda lì, ci vorranno 50 puntate. Oh, c'è un'ombra di fuoco da rimediare qua. Cos'è sta roba? C'è pure il circo, raga. Mamma mia. Non si può. Ci sono trappole, ok. Ok. Via le trappe. Fuochi d'artificio truccati. Ci serve un po' di luce, devo dire. Allora, vediamo un attimo. Ok. Accendiamo anche qualche torcetta extra, no? Madre mia, fatela finita, oh. È pieno di trappole qua. Seppo. Pieno seppo di trappe. Tocca stare attenti. Vai. Okay, tanto so abbastanza easy. Cos'è questo? Un gong? Possiamo gongarlo? Ma vorrei gongare il gong io, aspettate un attimo. Si può anche gongare più e più volte. Madonna mia, raga. Mi sono guattato una scatola dei fuochi dritta per dritta. Ah, ma sì, ma che cazzo, che la puoi lanciare sui... Vabbè, allora me la tengo, gliela tiriamo addosso a qualcuno. Perfezione. Mo' posso, verrà fuori che posso prendere anche l'orso e portarmelo dietro. Madonna mia, tocca stare attenti qua. Quindi tutte queste scatole di fuochi tecnicamente possiamo portarcele dietro e usarle contro il nemico. Mamma mia, raga. Osho, ragazzi. Big attention. Ok, vabbè, qua ci sarà la solita robaccia sparsa in giro random, niente di che. Traps. How considerate. È tutto trappato qua. Ullala, preciso. A crooked touch. Lettera di ricatto. Arthur, il pacco ti aspetta ancora da Felogir. È meglio che non arrivi di nuovo in ritardo. Cominceremo a chiederci se sei davvero così impegnato come dici di essere. Prendilo, mettilo negli orsacchiotti e fai la donazione. Non potrebbe essere più semplice, davvero. Se domani a quest'ora sarà ancora qui, il suo contenuto finirà dentro di te. Come ben sai, ne abbiamo in abbondanza. It might be worth looking into his donations.
Who knows what he's been giving? Ma dove stanno queste donazioni, però? Allora, una palla, un'altra palla, tamburi da guerra. Ma queste donazioni non sono qua perché non... Madonna, guardate quanta roba ci sta. Ci stanno 3000 quest. Ma che cazzo ne sapevo, guardiamo la mappa. Aspetta un po', qui c'è una ambra di fuoco che si prende, bella bella. Bene, io direi che possiamo anche andarcene. Peraltro questo qui fa 4,48, fa 8 di 6. E fa, cioè, è spruzzo colorato. Cioè, scusa, quanta roba posso caricarmi con gli altri personaggi? Cioè, non è peccati vera, però fa bei danni sto coso. Ecco, lei se li può caricare un paio di questi. Vai, vai, accattateli. Che te devo dire? No, aspetta, però la appesantire bene. Lei lo può prendere, vai. E andiamo con i nostri bei fuochi d'artificio in saccoccia, ragazzi. Usciamo da qui. Però devo capire questa cosa dei dei giocattoli starà da qualche altra parte, perché il Pirla se n'è andato in giro. Non lo vedremo. Cinta Golewitz. Heartless scum. I'm a reasonable woman. We could easily work something out in a house this big. In effetti è enorme la casa, c'è da dire. Infatti stavo giusto pensando quello quando c'eravamo entrati, devo dire. Arthur è arrabbiato, che cazzo vuoi? You're being watched. E quindi? Over there. Wretched thing. Pull yourself together. All right. You won. You won. What more do you want from me? Non so. Soldi. Sinister? Nonsense. Those are experimental toys. Ehi. Guaranteed to bring che gran paracolo il ragazzo, eh? The unhappiest child. They're extremely precious. And you shouldn't be poking around in my workshop and tampering with them. Ti distruggerò, no? Vabbè, cerchiamo di sgamare che... Really? There's no this? And nothing to get to the bottom of. Perché ci ha fatto sta cosa? Non vuole... che cos'è? Ah, ok. Pensavo che volesse combattere, tipo, a caso. Vabbè, sentiamo pure lui un attimo. Can we stay? Ah, aspetta, dobbiamo riparlare con Arfuro e farlo stare zitto. Did you need something? Al pelo, eh. Well, with Zenovia and the others gone, I don't suppose you'll take no for an answer. Ecco, diciamo che no. All right, they can stay. Are you happy? C'ho anche dovuto pensare, now, oh, c'ho attenzione. Figure out what I'm going to do. A room can wait. After what you've put me through, I need a drink. Bene, quindi Arfuro se ne andrà in locanda, immagino. Ah, ci abbiamo rimediato pure l'inspiration. Buono, 170 exp. Tra l'altro quanto... No. Siamo più o meno a metà livello. Cioè un po' più di metà livello. Tra l'altro che livello siamo? Cazzo si vedeva lì. Vabbè, comunque siamo livello, mi pare 10, qualcosa del genere. Boh. Abbiamo quasi finito i livelli, tra l'altro, perché il massimo è 12, se non sbaglio, per cui. That's why we need to know where we're going. What kind of inn is it?
Will there be feather beds? Letti di piume. Can't talk. I'm sorry. The little one needs all my attention. Okay. We told our son that this is a holiday to spare him the truth. Oh, we no. We don't have homes to go back to. That's such a shame. Ene, ene. Quindi che dobbiamo fare qua? Allora, vediamo un attimo la mappa. Vediamo di cominciare a fare un giretto da questa parte. Questa zona mi sembra chiusa. Mi sembra proprio bella che chiusa. C'è una barricade. Ullala, ma che cazzo succede qua? Un disastro assoluto. Sentiamo cosa dice il pugno Osmund. Questo l'ho sgamato, ma... It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. Mm-hmm. They nearly had it too, before the steel watch intervened. Hanno fatto. For now, but I can't let you pass. We might have repelled an advance party, but they'll strike again. Okay. Diamo un'occhiata dall'alto, se può fare. A parte che noi da qua possiamo scendere tranquillamente. Non è che ci facciamo i cazzi nostri e scendiamo. Senz'altro. Ma prima vorrei dare un'occhiatina alla city per vedere un po' cosa si può fare. C'è Mr. Pugno Lionel. Sentiamo pure che dice lui. No passage this way, I'm afraid. Turn back. Vabbè. Allora, signori, io direi che per questa settimana ci possiamo fermare qua. La prossima settimana, prima di uscire, nelle prossime puntate, prima di uscire da quest'area e andare a curiosare qua, che sicuramente potrebbe essere una cosa interessante, perché fare i dissidenti è sempre una bella cosina. Oddio, potremmo farlo in realtà. Ah sì, vediamo. La prossima settimana vediamo se partire col botto e buttarci qui volando, magari saltando, e scoprire un pochino cosa c'è. Magari non c'è niente, chi lo sa. Oppure continuiamo la nostra esplorazione di questa parte qui della città, che è assolutamente mastodontica. Come potete vedere non finisce mai. Ci sono queste sorta di slums qui. C'è la locanda più in là, abbiamo visto, ci stanno parecchie case qua giù. C'è anche questo bello scorcio, un po' di sangue, un po' di gente che si fa gli affari suoi mentre che passa, dove sono stati maciullati dei tizi random in pieno stile medioevo. Come al solito, ragazzi, vi ringrazio per seguire il canale, per seguire la serie. Fatemi sapere poi nei commenti quello che avevo detto qualche puntata fa, se vi farebbe piacere qualche live settimanale, perché adesso c'ho un pochino più di tempo, riesco a farlo. Due serie mi viene difficile perché devo registrare, devo organizzare, però una live a settimana secondo me riesco a infilarcela e sarebbe qualcosa di carino. Stavo pensando al Divers 2, che lo stiamo giocando un botto, però vediamo, fatemi sapere. Dale, è tutto, bella pips e alla prossima, ciao.